il comunismo è morto perché è stato applicato male, forse, no? L'idea di comunismo poteva essere bella, ma applicata male. Del comunismo bisogna far vivere soprattutto il dato fondamentale, sterminate masse, plebi povere che si sono affrancate, che si sono date nome, forza, che hanno costruito una gigantesca speranza, un grande sogno, che poi è diventato in alcune realtà un gigantesco incubo. Ieri io mi sono fatto portare in braccio da Alessandro e non volevo certo sostituirmi al grande pensatore del Partito Comunista, Berlinguer, per l'amor di Dio, però mi ha scritto una lettera commovente, l'avvocato che era a capo della giustizia del Partito Comunista Italiano e ha detto che il sogno di Berlinguer sta continuando con questo movimento ed era più bella cosa che poteva essere. Che il sogno di Berlinguer sta continuando con questo movimento ed era più bella cosa che poteva essere. Il comunismo è il movimento che abbatte l'ordine delle cose esistenti. Continuo a pensare che sia la migliore definizione che sia stata data di comunismo. È vero che il senso di comunità era bellissimo, il comunismo. Poi non ha funzionato perché probabilmente è stato applicato male. Era bellissimo il comunismo. Era bellissimo il comunismo. Era bellissimo il comunismo. Era bellissimo il comunismo. Sono passati 12 anni dall'introduzione dell'euro e ti chiedo, stai meglio o stai peggio? Di 12 anni fa la risposta la sappiamo. Solo noi diciamo basta con questo euro. Domenica 25 maggio, scegli la Lega Nord.